la Lega anche in questo caso, anche questa volta, si è dimostrato l'elemento trascinatore e, se vogliamo usare anche questo termine, tra virgolette, rivoluzionario. Al momento in cui da una parte candida un presidente giovane e al momento in cui sul territorio sceglie anche candidati giovani. E la Lega, attenzione, la forza rivoluzionaria non solo perché lo dico io, ma è per me i fatti, in quanto il fatto che la Lega abbia iniziato a candidare, sia partita a, con coraggio a candidare i giovani, ha fatto sì che anche gli altri partiti alleati o no abbiano dovuto correre in quella direzione per cambiare la classe politica. Questo è il vero risultato, secondo me. Quindi è una forza rivoluzionaria che va al di là dell'interno, ma come sempre riesce a trasmettere elementi di cambiamento anche all'esterno, per cui la nostra è sempre una grande responsabilità. Sappiamo di quanto siamo responsabili di un cambiamento reale che viene in questo paese. Abbiamo bisogno, soprattutto da amministratrice, qualcuno che sia un referente, perché la regione è quella che ci detta i temi in materia di sanità, in materia di trasporto e da assessore al commercio, soprattutto in materia di commercio. E quindi, dato che il comune di Alessandria ha portato a casa contributi grazie all'ex nostro consigliere Tino Rossi, e mi auguro che Riccardo possa prendere il posto di Tino ed essere un referente, facendo tutti i dovuti scongiuri eccetera, possa essere il nostro referente, lo dico anche per Ugo Robutti che è il mio collega in giunta, come amministratore, di avere un amico a cui fare delle domande ma avere delle risposte, perché abbiamo bisogno di risposte. Riccardo è la persona giusta, in bocca al lupo e ti auguro di bene. Credo che il Piemonte oggi sia comunque una regione seduta, una regione ferma dal punto di vista dello sviluppo economico, e altro non può essere, se possiamo, il modo di fare politica, in modo vecchio, in modo vetusto, in modo clientelare, che è stato portato avanti dalla giunta Bresso finora. Io credo invece che con giovani, con un candidato presidente giovane, credo che la chiarezza e la trasparenza saranno comunque due elementi importanti che dovranno guidare comunque questa amministrazione. E quindi credo che in questo senso si debba lavorare. Tu sei giovane, hai la metà dei miei anni, e questa è la tua grande fortuna, eccetera. Comunque credo che i presupposti ci siano per vincere questa regione e per mandare probabilmente te allo scranno che fu di Tino Rossi. Grazie. Pensavo quali possono essere siano le caratteristiche di un buon amministratore, di un buon candidato. Noi Tino quest'anno abbiamo la fortuna di avere un gruppo di candidati eccellenti. In questa eccellenza io scelgo Riccardo Molinari e sto con Riccardo Molinari.